All'interno della casa abbiamo diversi oggetti legati alla cultura valdostana, tra cui una stufa molto importante del 1800 circa. La stufa è in pietra ollare ed è una stufa imponente che veniva utilizzata soprattutto all'interno delle case valdostane in pietra, proprio perché la pietra ollare aveva la caratteristica di trattenere maggiormente il calore. Loro soprattutto collezionavano, raccoglievano oggetti non solo per passione, ma proprio per salvaguardare e tutelare quelli che erano oggetti che altrimenti sarebbero andati perduti. Nel secondo dopoguerra, infatti, hanno iniziato a raccogliere oggetti di diverse tipologie, ad esempio come le campane che troviamo nella cantina. Una di queste, che risale al 1500, era una campana molto importante. Purtroppo non sappiamo, non abbiamo indicazioni rispetto alla provenienza o a chi comunque la fece, perché comunque non c'è stato lasciato scritto nulla, ma sappiamo che tutti questi oggetti, se non fossero stati accolti appunto in questa casa dai fratelli, sarebbero stati fusi nuovamente per creare nuove opere. Quindi questa era un'importanza, perché appunto si riusciva a tutelare e a valorizzare un patrimonio che altrimenti sarebbe andato perduto. Per quanto riguarda invece l'affluenza del museo, è un anno che il museo comunque è aperto. Abbiamo abbastanza turisti, soprattutto nel periodo estivo. Quest'anno abbiamo iniziato anche a fare delle attività didattiche per i bambini, che stanno andando molto bene. Quindi l'affluenza è buona e speriamo appunto nei prossimi mesi e nel prossimo anno di poter iniziare a lavorare bene non solo con la comunità, ma anche con le persone che vengono da fuori.